Bene amici di Readball, tra le tante uscite attese per questo mese di maggio 2016 sicuramente spiccano tra le altre cose Battleborn e Overwatch. Il primo, che è il titolo che andremo a recensire oggi, rappresenta l'ultimo progetto dello studio Gearbox Software, che per chi non lo sapesse è stato precedentemente responsabile di un franchise tanto apprezzato come quello di Borderlands. Dall'altra parte invece abbiamo Overwatch, il nuovo sparatutto a squadre di Blizzard che sarà rilasciato tra qualche giorno su PC e console. Tutti stanno aspettando queste due uscite in quanto ritengono che ci sarà una fortissima competizione diretta tra questi due shooter, o meglio, tra questi due che si dovrebbero proporre agli utenti come shooter a squadre, quindi Battleborn e Overwatch. Ma se questa sfida alla fine non avesse proprio motivo di esistere, vediamo quindi come si è comportato Battleborn. La prima impressione una volta avviato Battleborn è effettivamente quella di trovarsi davanti a un nuovo sparatutto competitivo online. Infatti avremo a nostra disposizione tutta una serie di modalità competitive sia per quanto riguarda il comparto strettamente multigiocatore sia per quanto riguarda la modalità campagna. Infatti la modalità campagna presenterà 8 missioni, tuttavia tutte abbastanza slegate le une dalle altre. Infatti con il prologo verremo introdotti nell'universo di Battleborn, che comunque si rivela abbastanza interessante e ben realizzato. Tuttavia, dopo questa prima missione introduttiva, se giocata la campagna in cooperativa, avremo la possibilità di scegliere una qualsiasi delle missioni a disposizione, ad eccezione appunto della missione tutorial iniziale e della missione conclusiva, per cui l'ottava missione. Per il resto ci verranno proposte ogni volta tre mappe, tre missioni tra cui selezionare, che verranno scelte in base alle votazioni degli utenti partecipanti a quella partita. Per quanto riguarda anche la campagna in solitaria, in questo caso avremo la possibilità di seguire un filone narrativo più omogeneo. Tuttavia in questo caso viene rivelata una trama di fondo molto superficiale, sostanzialmente non raccontata nel migliore dei modi. E sia nella campagna sia soprattutto nelle diverse modalità multiplayer proposte, tra cui classiche modalità come il rubabandiera o la modalità incursione, per cui dovremo naturalmente fare breccia negli accampamenti nemici per distruggere le loro basi, abbiamo notato la vera natura di Battleborn, e proprio in questa natura risiede la vera differenza di questo titolo rispetto al prossimo Overwatch di Blizzard. Infatti, al di sotto dell'apparenza, della superficie di Battleborn, quindi al di sotto di quella, come dire, di quell'apparenza appunto di sparatutto a squadre, risiede un vero e proprio MOBA, un genere che sicuramente ha saputo ritagliarsi un'utenza estremamente grande per quanto riguarda il mondo PC, al contrario è stato visto molto raramente per quanto riguarda le console, quindi PlayStation 4 e Xbox One. Ciò significa che per un utente abituato quindi a giocare su queste console, il primo impatto potrebbe essere estremamente spiazzante, in quanto tutte le meccaniche del gameplay di Battleborn risulteranno inizialmente quasi confusionarie. Come funzionano esattamente queste meccaniche? Sostanzialmente noi potremo sviluppare di volta in volta uno dei 25 eroi disponibili.
Infatti, naturalmente, non possiamo che lodare la buona varietà dei personaggi a disposizione del giocatore, per cui abbiamo detto un totale di 25 eroi giocabili. Tuttavia, anche in questo caso non ci sarà possibile testare tutti quanti i personaggi immediatamente, ma saremo costretti, se sprovvisti di Season Pass, a o completare prima la modalità campagna per poter sbloccare alcuni dei personaggi e successivamente completare determinate sfide per poter rendere disponibili gli eroi rimanenti. Una volta selezionato il nostro personaggio e una volta iniziata la nostra partita in modalità multigiocatore, ci troveremo a partire con un personaggio di grado base, per cui al livello 1, con determinate abilità, per cui avremo due abilità fisse ed un'abilità finale che sarà sbloccata nei momenti più salienti della partita, che poi potremo sviluppare proprio nel corso del match. Infatti, accumulando i vari punti esperienza nel corso della partita, noi potremo di volta in volta aumentare di livello e selezionare un nuovo potenziamento per ogni nuovo livello raggiunto. Questo significa che al termine dello sviluppo del personaggio avremo un tipo di classe ben precisa, per cui naturalmente viene svelata una vena profondamente strategica di questo gioco, per cui dovremo considerare tutti i nostri compagni di squadra e tutti i nostri avversari per poter sviluppare un eroe strategicamente utile per la vittoria in una partita. Sul campo di battaglia. Se queste meccaniche di gioco mettono in luce un titolo estremamente profondo dal punto di vista del gameplay, tuttavia Battleborn potrebbe deludere fortemente i giocatori proprio dell'edizione console da noi testata. Prima di tutto per quanto riguarda una mancata diffusione di questo particolare genere come quello dei MOBA, proprio come abbiamo detto su PS4 e Xbox One. Una mancata diffusione che appunto porterebbe il giocatore a non trovare quell'immediatezza desiderata in un titolo che proposto apparentemente appunto come sparatutto online a squadre. Invece naturalmente tutta questa profondità, tutta questa vena strategica all'interno di Battleborn potrebbe essere confusa ad un primo impatto come una sostanziale confusione generale. A questo si aggiungono naturalmente tutta una serie di problematiche dal punto di vista tecnico e dal punto di vista grafico. O meglio, dal punto di vista grafico, l'universo di Battleborn è stilisticamente azzeccato, perché comunque avremo dei personaggi estremamente ben caratterizzati e differenziati all'interno di un mondo di gioco di natura lontanamente steampunk, che comunque artisticamente dà un bell'effetto in ogni caso. Dall'altra parte, le problematiche vere arrivano dal punto di vista puramente tecnico. Infatti, se queste meccaniche, se questo tipo di gameplay si sposa perfettamente su PC a quella frenesia richiesta, per cui godibile unicamente con i 60 frame per secondo, al contrario, l'edizione console di Battleborn è stata tristemente limitata ai soli 30 fps. Non solo nella modalità campagna, ma soprattutto in tutte le modalità multigiocatore, eccezion fatta per la modalità multigiocatore in locale, vale a dire la classica modalità split screen, che tuttavia un po' rappresenta l'unico aspetto del gioco che snatura un po' questa natura MOBA di Battleborn. Invece le modalità multiplayer, per cui il vero cuore pulsante di questo titolo, il fatto che siano limitate ai soli 30 fps, rovina in gran parte l'intera esperienza di gioco, in quanto il nostro bisogno di rapidità, di immediatezza per quanto riguarda tutte le azioni da compiere all'interno della partita, vengono appunto rallentate da questa mancata
ottimizzazione per il supporto ai 60 frame per secondo su PS4 e Xbox One. In ogni caso, io vi ricordo che Battleborn è disponibile comunque su PC, PS4 e Xbox One. Qui in basso, naturalmente, potete trovare in descrizione il link per la nostra recensione testuale, in modo da poter approfondire quella che è stata la nostra prova di questo titolo su console. E naturalmente metteteci un like, lasciateci un commento sulle vostre opinioni, sulle vostre delusioni anche eventuali su questo gioco, sui vostri propositi per il supporto, per i prossimi contenuti dedicati a Battleborn, e naturalmente iscrivetevi al nostro canale in modo da non perdere niente per quanto riguarda tutti i nostri prossimi video e tutte le nostre prossime iniziative. Detto questo, io vi saluto, per cui, come sempre, per Ribble.com dal buon Parra, un salutone e alla prossima!